quanto riguarda l'APC Anfia, ha più volte sottolineato l'impegno da parte dell'associazione che le rappresenta per accelerare un dialogo nei confronti di una legge quadro per il turismo itinerante. Senz'altro questo, come abbiamo ascoltato anche nel convegno di qualche minuto fa di Turit, sulle differenze tra i parcheggi e i campeggi, parcheggiare e campeggiare, devo dire che il turismo itinerante, questo è uno degli elementi della legge quadro a cui facevamo riferimento e reputiamo che sia è un po' il collo di bottiglia che oggi impedisce al nostro settore di svilupparsi con la dovuta dinamica. Per cui senz'altro reputiamo che questa legge quadro che copra temi di accoglienza, temi infrastrutturali e temi di politica istituzionale nei confronti del nostro settore sia assolutamente un imperativo della politica futura della nostra associazione e del nostro settore. L'impegno costante dell'APC Anfia nei confronti di questo turismo. Noi nasciamo per promuovere il settore, questo è lo scopo principe della nostra associazione che rappresenta non solo dei costruttori ma anche dei fornitori di componenti del nostro settore. È chiaro che l'impegno di APC nasce un po' a tutto tondo, per cui abbiamo menzionato la legge quadro sul turismo itinerante. Aspetto molto importante su cui stiamo conducendo una nostra piccola battaglia è quella di portare a 4,25 tonnellate la massa complessiva che si può condurre con la patente B. Questo per portarci a competere come sistema paese ad armi pari con la Francia, la Germania e l'Inghilterra che con qualche limitazione ma con delle legislazioni ad hoc sono riuscite a ottenere questa, diciamo, deroga dalla norma comunitaria di base. Peraltro qui entriamo forse un po' sul tecnico, ma questa estensione si è già avuta per il settore delle caravan, per cui benvenuta, però tutti sappiamo che l'Italia è un mercato più da autocaravan, almeno oggi, che non per i caravan, per cui nuovamente ha creato una situazione di svantaggio competitivo a favore dei concorrenti tedeschi e francesi.